Ciao a tutti! Oggi prepareremo il gattò di patate. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono patate tagliate a fette sottili, latte, burro, parmigiano grattugiato, sale, noce moscata, uova, uova sode, prosciutto cotto, formaggio a fette e pan grattato. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta posizionando la farfalla sulle lame. Versiamo il latte. Le patate che devono essere tagliate a fette molto sottili. Il sale, ed azionare il bimby per 30 minuti, a 95 gradi, velocità 2, con il cestello al posto del misurino. Aggiungere il burro, il parmigiano, la noce moscata ed azionare il bimby per 30 secondi. A velocità 3,5. Aggiungere le uova. Ed azionare il bimby per 30 secondi. A velocità 3,5. Componiamo il gattò. Mettere metà del composto in una pirofila ben imburrata. Mettere il prosciutto. Le uova, e il formaggio. Ricoprire con il resto del composto. Spolverizzare con il pan grattato. Mettere dei pezzetti di burro, cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 30-35 minuti. Il gattò è cotto, lasciare intiepidire e servire. Gattò di patate. Grazie e alla prossima ricetta!